Toto Purculeri, possiamo definirla un vincente? Perché due promozioni consecutive col Gela sono importanti. No, una persona normale. Non penso che il discorso di chiamarsi vincente abbia qualcosa in più. Il discorso è bisogna anche capire e sottolineare che c'è dietro questa figura anche una grande cultura di lavoro. E allora forse magari sia la strada giusta da percorrere. Il più bel regalo che hai ricevuto nelle ultime ore è la riconferma per il prossimo anno. Sì, penso meritata per quello che ho fatto. Il Presidente ha deciso di confermarmi, significa che vuole ancora salire qualche gradino, no? Lui non si accontenta dei play-out, ma vuole andare oltre. Lei ha fame di vittorie? Ma ancora siamo allo stato embrionale, per cui un campionato di Serie D è totalmente diverso da quello dell'eccellenza. Ci sono tantissime cose da fare, da discutere, per cui ci facciamo un campionato professionistico, perché andiamo oltre lo stretto. Già andare oltre lo stretto abbiamo fatto qualcosa di importante. E giocherete contro squadre che rappresentano capoluoghi di provincia, non dimenticando il fatto che ci sono anche le squadre che retrocederanno dalla Lega Pro. Sì, c'è questo grande piacere di venirci all'Italia, insomma, no? Passando lo stretto, una battuta. Però, sai, da noi le pietre si chiamano sassi. Sappiamo benissimo come dobbiamo smuoverle. Facendo un passo indietro, quando ha capito che il Gela il campionato l'avrebbe vinto? Ma ci sono stati momenti in cui la squadra ha avuto quella grande reazione di incanalare risultati dopo risultati con un cammino importante, abbiamo fatto 6 vittorie consecutive, da quel momento ci siamo staccati di 5 punti, insomma, da là ho capito che era la strada giusta.